Credo che Don Verzé abbia fatto soltanto del bene e credo che chiunque gli ha attribuito delle volontà di frode è un coglione, un cretino e un delinquente. Questo lo dico in maniera totale, proprio, senza nessuna. Cioè, trovo immondo che un magistrato abbia indagato un uomo di 91 anni che ha salvato milioni e migliaia di persone. E trovo immondo che l'abbiano fatto anche, come ho scritto oggi, con Don Gelmini, perché quattro ragazzotti che erano certamente pronti a vendersi, si sono fatti stoccazzare, cioè, sono cose insopportabili. Cioè, la mancanza di rispetto della magistratura, rispetto a persone che hanno fatto moltissimo per cose insignificanti, cioè che Don Gelmini carezzi un ragazzo è una cosa che non vuol dire nulla, e il ragazzo approfitta perché vuole evidentemente dei soldi. È una cosa che prova che tutte queste inchieste sono basate sulla follia di alcuni magistrati e quello su Don Verzè è il punto d'arrivo di una sola ragione. Si è incriminati perché amici di Berlusconi. Punto. Sei tu. Per me Don Verzè è un innocente e tu sei un No, cane. Tu l'uomo sei un Marinetti cane. responsabile. Tu ti sei responsabile, povero cretino. Tu sei un povero cretino. Mi devi dire Don Verzè, Don Verzè è un uomo innocente e No, tu sei colpevole, si parla di quello, tu sei colpevole della tua stupidità. No, Marinetti, intanto per dirti che Marinetti tu sei un cretino. Tu voleva sei un povero bruciare cretino. Venezia come te. Sei un idiota. Sei.